basta percorrere 20 km da Moena a Canazzei per attraversare una valle circondata dalle Dolomiti. Montagne talmente perfette nella loro possenza da sembrare quasi disegnate. E questa è proprio la Val di Fassa, dove si ammirano veri capolavori di roccia, il Catinaccio con le Torri del Violet, il Gruppo Sella, il Sasso Lungo e la Marmolada. Oggi ci troviamo appunto nella domenica del 4 settembre con due gruppi eccezionali, il Gruppo del Vecchio Scarpone di Limena e il Gamma di Piazzola sul Brenta. Il fatto interessante è che l'itinerario di domenica 4 settembre si è diviso in due comitive, la comitiva A e la comitiva B. E sarà proprio in questo video che andremo a vedere lo svolgimento della comitiva A, partendo appunto da Alba Canazzei per poi raggiungere il rifugio Contrin. Vediamo un po' come si svolge questo itinerario. Aspetta, giriamo di qua. Sì, sì. Salutatemi che devo fare un montaggio video dopo. Ciao! Ciao! Ciao. Anche un video della scalata. Petto in fuori! Devo fare una precisazione qui ed ora. Le persone di montagna sono favolose, meritevoli di parlare con loro, con ognuno di loro. Sembravamo dei formicai, era bellissimo vedere tutti questi escursionisti in fila che si avviavano verso il sentiero CAI 644. Inizialmente abbiamo preso una strada forestale partendo appunto da Alba Canazzei e fino a raggiungere alla funivia Champac. Attenzione, a piedi, tutto quanto a piedi. E lo Champac come si mostra, che cosa si presenta, come si presenta? Lo Champac è una conca di origine glaciale circondata ad ovest dal monte Crepa Negra, mentre ad est dal monte Colac. La conca in cui sorge la Val di Fassa è di origine glaciale. Circa 40 milioni di anni fa, infatti, la valle era completamente sommersa dai ghiacci. La formazione delle montagne che caratterizzano questo luogo, rendendolo incantato, è dovuta a due diversi fattori. Innanzitutto la costituzione di rocce di origine organica, da una parte, mentre dall'altra troviamo le rocce di origine vulcanica. Siamo partiti da Alba Canazzei, abbiamo attraversato la conca dello Champac e infine siamo giunti ai piedi del monte Colac. La montagna vide pochissimi visitatori fin quando non fu istituita la via ferrata dei finanzieri. Il nostro obiettivo comunque era quello di arrivare alla Forcia Negra a 2508 metri e raggiungere in seguito il passo San Nicolò.
Arrivati alla Forza Negra abbiamo avuto la possibilità di vedere queste catene montuose bellissime, tra cui appunto la Marmolada, una parte del suo ghiacciaio, il piccolo Vernelli, il grande Vernelli, la punta Cornates e il Piz Boe. Bellissimi panorami, veramente eccezionali. Guarda che belli. Da videoclip questo. Casca il cuore. Bravo! Ci lasciamo alle spalle il sentiero CAI 644, imbocchiamo la 613, da qui troviamo due piccoli tratti attrezzati con cordini e si scende successivamente su una selletta tra la Torre d'Antone o d'Antone e il Sassenheger. Da qui poi inizieremo un percorso lungo i pascoli del Ciam del Mezzo per poi prendere il passo di San Nicolò. Tracciato GPS che ci va a mostrare il percorso eseguito da Alba Canazzei per poi raggiungere il passo San Nicolò. Ci stiamo avviando verso il rifugio Passo San Nicolò ed ecco che di fronte a noi si erge nella sua maestosità il Monte Colomber, mentre a fianco troviamo il Sas de Mariana. Cosa hai detto? Parlando con queste persone, con il gruppo di escursionisti, ho avuto modo di percepire la passione che queste persone hanno e coltivano per la montagna, per qualsiasi tipo di montagna. Il modo in cui la vivono, il modo in cui la percepiscono è qualcosa di veramente straordinario che auguro a tutti quanti di poter vivere almeno una volta nella vita. Sono le 15:52, tra poco abbandoniamo il sentiero CAI 608 per imboccare la 602 e raggiungere il rifugio Contrin. Oh! Adesso carica. Ciao! 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 Grandi, salutate!
così. Ciao, salutare. Ciao. E con Trin, saluto con Trin. Ma dai, passate pure. Evviva il vecchio scarpone, il gam! Scusate, salutate ragazze, buongiorno! Per fare questo ho dovuto fare la corsa, arrivare in testa alla coda per salutare praticamente tutti. È stata una cosa magnifica, veramente. Grandi! Hola! Guarda, oh, che ciao, bello! Col video qua, fantastico, Trasinelli. No, guardate qua. Ma lì anche là è pieno, ecco. Ciao! Ma poi la cosa bella è che scendendo giù dai monti abbiamo incontrato così tanti asinelli che tutti, praticamente tutti, ci siamo messi ad abbracciarli, a carezzarli, a guardarli, a fotografarli. Guarda che belli! È stato certamente un itinerario bellissimo che non vedo l'ora di ripetere, magari in un'altra montagna, di nuovo con gruppi di questo tipo, perché torni a casa che sei veramente piena di energia. Un grazie di cuore a tutti quanti per avermi fatto vedere questi splendidi posti.